Benvenuti in questo nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglietta granny molto semplice che ho deciso di chiamare maglietta Fè. Fè come la nostra adoratissima Fegori. Chi ci segue sui social sa che lei è la fondatrice e l'amministratrice del gruppo La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare e che adora e stradora il viola in tutte le sue tonalità, quindi lilla, glicine, e ho deciso appunto di dedicarle questa maglia proprio perché è uno dei suoi colori preferiti. Detto ciò, però, parliamo invece del filato. Il filato che ho utilizzato è quello della Titanwool linea Egitto. Il colore che ho scelto io è il colore 40. Guardate che meraviglia! Questo colore è un filato mercerizzato, quindi cotone mercerizzato, quindi lucido ed è molto leggero, quindi perfetto appunto per fare queste magliette estive. E si lavora anche con i ferri del numero dell'uncinetto del numero 3,5. Infatti, io ho lavorato con l'uncinetto del numero 3,5. Ci sono tantissimi colori disponibili sul mio sito e non vi preoccupate per quelli terminati perché in realtà dovrebbero già ritornare disponibili entro lunedì, martedì, quindi se non c'è il vostro colore tranquillo e sta tornando, ma guardate quanti altri colori ci sono per poter realizzare appunto questa maglietta granny fatta appunto con due mattonelle granny. Per quanto riguarda il quantitativo, allora, per una taglia S io ho utilizzato 250 grammi, per una taglia M ne occorrono 300, per una taglia L 350, per una taglia XL 400 grammi. Mi raccomando, se però la volete fare un po' più lunga, quindi allungare un po' il bordino sotto, taglia S non dovete andare a prendere un gomitolo in più e neanche taglia M, in quanto io dell'ultimo gomitolo ne ho utilizzato la metà, quindi riuscite a fare 2-3 giri sotto e io ne ho fatto solo uno per il bordino. Mentre se siete una taglia L o XL andate a prendere un gomitolo in più. Questo, ripeto, se volete allungarla un po', perché a me arriva quasi, diciamo, altezza proprio cioè proprio fianchi, quindi non arriva, non è bassa come al solito, infatti è circa 42 45 centimetri compreso di bordino, mentre in realtà io le magliette sono sulle 52 53 centimetri, quindi per questo vi dico, se dovete farla più lunga, per una taglia LXL andate a prendere un gomitolo in più, taglia M e taglia S invece non ce n'è bisogno. Per quanto riguarda la lavorazione è molto semplice, alla fine sono due giri che vanno sempre ripetuti e io ho fatto questa maglia soprattutto perché è abbinabile al kimono, al mini kimono estate. In molte che avete fatto il kimono mi avete detto di fare una maglia da poterci abbinare sotto con lo stesso punto ed eccomi qua, quindi stesso punto, però come potete vedere è una mattonella, lì invece era un esagono. Due mattonelle, la mia è lunga, cioè da lato a lato, quindi circa 44 centimetri, l'ho cucita poi sulle spalle e qui di lato e sotto sono andata a fare un semplice giro di gruppi di 3 maglie alte. Quindi davvero semplicissimo. Come sempre, se desiderate realizzare la maglia, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra mattonella granny, io ho deciso di utilizzare il filato della Titanwool linea Egitto. Il colore che ho scelto io è questo fantastico 40, che in realtà dalla telecamera sembra più scura, ma vi posso assicurare che è più chiaro come colore. Spero che dalle foto iniziali, nella ripresa iniziale, si veda meglio. È più chiaro, però nella foto sul sito trovate il suo colore originale, perché qua sembra più un cipolla, però è un cipolla scuro, ma in realtà è più un chiaro, un viola scuro, mettiamola così. Comunque, questi sono gli altri colori disponibili sul sito, ma ce ne sono molti altri. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 3,5, però vi dico già, per chi ha una mano stretta, di andare a utilizzare l'uncinetto anche del numero 4, mentre chi ha una mano molto molto morbida, se vedete che col 3,5 le catenelle sono un po' irregolari, andate ad utilizzare anche un uncinetto del numero 3. Questo filato si adatta tantissimo dagli uncinetti che vanno dal 3 al 4, quindi non vi preoccupate, io lavorerò col 3,5, però voi potete lavorare con l'uncinetto con cui vi sentite più a vostro agio nel lavorare il filato. E detto ciò, noi andremo a fare due mattonelle granny uguali, quindi stessa numero di catenelle, stessa larghezza, cioè scusate, stesso giro, stessa larghezza, che poi andremo a cucire insieme. Io voglio questa maglia che sia quasi uno scaldacuore, quindi non penso che la farò molto lunga, dipende naturalmente dal tipo di maglia che volete fare. Sotto si può allungare con un bordino, io vi dirò alla fine del video anche che tipo di bordino si può andare a fare, però adesso possiamo iniziare.
Sposto un po' i gomitoli e andiamo subito a lavorare. Andremo a fare un anello magico. All'interno dell'anello magico andiamo a fare 4 gruppi di 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi facciamo le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione, rientro, secondo gruppo di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 2 catenelle, rientro, terzo gruppo di 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e andiamo a fare l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Scusate, mi tiro un po' il filo altrimenti eccomi, tiro per chiudere il mio anello magico, poi l'andremo a fermare con il filo e con l'ago il filo, e adesso vado a chiudere il giro facendo una catenella, vado dove ho la terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassa. Iniziamo l'altro giro, chiamiamolo giri base, poi vi dirò quando inizio a fare i nostri giri. Questo è il secondo giro base e andiamo a realizzare 3 catenelle, in questo caso 2 catenelle perché abbiamo fatto la maglia bassa e sono la prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Quello che invece faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Sto realizzando in questo caso il nostro angolo. Catenella di separazione, di nuovo archetto successivo, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, di nuovo angolo successivo, andiamo a fare il nostro angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, catenella di separazione e dobbiamo andare a chiudere il giro rientrando nel primo archetto del giro e facendo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Oggi il filo ha deciso che deve scocciare, ho capito. Catenella di separazione e di nuovo entriamo nella seconda catenella e andiamo a fare una maglia bassa. Adesso questo lo potremo già definire il primo giro, però sono un po' indecisa se chiamarlo già. Facciamo sempre 2 catenelle, rientriamo e facciamo altre 2 maglie alte. Catenella di separazione, andiamo nell'archetto e andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, andiamo nel ventaglio, quindi nell'angolo, e facciamo il nostro angolo. 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle, rientriamo altre 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, andiamo nell'archetto di una catenella e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione e di nuovo andiamo al nostro angolo, andiamo a fare il ventaglio, quindi il nostro angolo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione e di nuovo gruppo di 3 maglie alte all'interno dell'archetto di una catenella. Catenella di separazione, possiamo terminare il giro entrando nel primo archetto e facendo le nostre 3 maglie alte. Catenella di separazione
e chiudiamo il giro entrando nella seconda catenella e facendo una maglia bassa. Quindi possiamo andare a fare il nostro secondo giro. Andiamo a fare sempre le 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo altre 2 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nel primo archetto di una maglia bassa e vado a fare in un archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e mi ritrovo a fare il ventaglio, quindi l'angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia andando a fare il nostro angolo. Quindi di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, rientro e andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, vado nell'archetto di una maglia bassa, di una catenella e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, entro nell'archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle e di nuovo vado a realizzare il mio angolo. Quindi entro dentro e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1, 2, rientro e vado a fare di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nell'archetto e facciamo la maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, entriamo nell'archetto iniziale per chiudere il nostro giro. Quindi facciamo le nostre 3 maglie alte e poi catenella di separazione, entriamo nella nostra catenella iniziale e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi adesso dobbiamo rifare il primo giro, però la lavorazione deve allargarsi e quindi vi faccio vedere come fare. Andiamo sempre a fare le nostre 3 catenelle e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. E vabbè, ok, alza. Ok. Prendiamo il filo, rientriamo altre 2 maglie alte. Catenella di separazione, entriamo nel primo archetto di 3 catenelle, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nell'archetto successivo e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nell'archetto successivo e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, entriamo nel ventaglio e di nuovo andiamo a fare il nostro angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientriamo di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione e di nuovo entriamo nel primo ventaglio, andiamo a fare nel primo archetto, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, entriamo nell'archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, andiamo nel ventaglio, nel ventaglio andiamo a fare il nostro angolo. 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientriamo, 3 maglie alte. E di nuovo,
catenella di separazione, entriamo nel primo archetto, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 3 catenelle, entriamo nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, e di nuovo andiamo a fare il nostro ventaglio nell'angolo. Quindi entriamo nel ventaglio e andiamo a fare un ventaglio, 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, catenella, e andiamo a fare l'ultimo lato, quindi 3 maglie alte nel primo archetto, 3 catenelle, scusate, io ogni tanto mi devo tirare il filo perché deve scocciare, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, di nuovo 3 maglie alte nell'ultimo archetto, catenella di separazione, e chiudiamo il giro andando a fare sempre 3 maglie alte all'interno del primo archetto del giro, quindi 1, 2, 3, catenella, entriamo nella seconda catenella e andiamo a fare una maglia bassa. E adesso dobbiamo rifare il nostro secondo giro. Il secondo giro è molto più semplice da ricordare, quindi andiamo sempre a fare le nostre 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo 3 maglie alte, altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nell'archetto di una catenella e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nell'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, e andiamo a fare il nostro angolo. Quindi si entra nell'angolo, andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, e di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nell'archetto di una catenella, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare una maglia bassa, 3 catenelle, e ci ritroviamo all'angolo. Quindi io continuo a fare questo per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi di nuovo a fare il primo giro, in modo da capire bene come si vanno a fare questi due giri. Quindi sto per terminare il secondo giro, entro nell'archetto e di nuovo da fare le mie ultime 3 maglie alte, una catenella, rientro dove ho la seconda delle nostre catenelle e vado a fare una maglia bassa. Adesso dobbiamo riandare a fare il primo giro, quindi sempre iniziamo con metà del nostro angolo, andando a fare sempre le nostre 2 catenelle, rientriamo altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, si entra nel primo archetto e si vanno a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3, catenella,
e si ricomincia dall'angolo. Allora, per cercare di ricordarvi i giri, dobbiamo fare questo: nel primo giro bisogna fare l'angolo, la catenella, e poi si alternano 3 maglie alte, le catenelle, la maglia bassa, le catenelle, e poi di nuovo il gruppo di 3 maglie alte. In ogni lato dovete sempre iniziare con la catenella e 3 maglie alte e terminare con le 3 maglie alte e la catenella in ogni angolo. Questo vale per il primo giro, in modo tale che vedrete qui sempre si farà gruppi di 3 maglie alte e al centro andranno ad aumentare i gruppi di 3 maglie alte alternati alla maglia bassa. Nel secondo giro invece dovete sempre ricordarvi che si vanno a fare solo le catenelle con la maglia bassa. La maglia bassa va sempre fatto nell'archetto di una catenella e in ogni archetto di 3 catenelle. Quindi questo è per ricordarvi i 2 giri, sono semplicissimi. Quello un po' più non complicato però da ricordarsi è che il primo giro catenella, 3 maglie alte, poi le catenelle, la maglia bassa, di nuovo le maglie alte, catenella, maglia bassa. Bisogna terminare con le 3 maglie alte e la catenella. Se non succede questo, c'è qualcosa di sbagliato. Comunque, io adesso continuerò a lavorare in questa maniera, vi dirò quante volte ho ripetuto i 2 giri. E quindi io in realtà più che 2 giri vi andrò a contare qui le maglie alte, quindi i gruppi di 3 maglie alte, 1 2. Comunque naturalmente tenete presente che dovete fare il vostro la vostra mattonella granny almeno 5 centimetri più larga rispetto alle vostre spalle. Quindi se avete le spalle, non lo so, 40 centimetri di larghezza, dovete andare a fare la mattonella che almeno di larghezza, quindi da qua a qua, non partendo dal centro ma da qua a qua, sia di almeno 45 centimetri. Questo è per farvi capire quanto deve essere lunga. Io comunque naturalmente vi dirò la mia quanto è lunga. Io dovrei arrivare intorno ai 43 centimetri. Se non riesco a fare 43 farò 44. Altra cosa che vi dico, ma penso ve lo dirò anche dopo, quando andate a finire la mattonella, di mattonella dobbiamo fare 2, uno avanti e uno indietro, terminatela con il secondo giro, perché con le catenelle, con le 3 catenelle, sarà poi più facile andare a cucire insieme i 2 quadrati. Allora, io ho finito il mio primo rettangolo, come potete vedere è venuto bello largo e vi dico subito il quanto è largo, è circa 44 centimetri. Ho ripetuto i 2 giri per 1 2 3 4 5 6, quindi vedete 6 giri sempre ripeti 2 volte e ho ripetuto i 6 giri. Mi raccomando, per le taglie M e L fate un po' più largo. Io direi che per la taglia L e M di arrivare almeno a 46, se non anche a 48 centimetri, arrivate a un 52 per la taglia L. Comunque diciamo sempre quei 5 centimetri in più rispetto alla larghezza delle vostre spalle. Adesso andrò a fare anche il secondo rettangolo e poi vi dirò per la cucitura. Unica cosa, terminate con il secondo giro, quindi con il giro con tutti gli archetti, in modo tale che sarà più facile cucire 2 pezzi. Ed ecco qui, ho realizzato anche il secondo pezzo. Adesso andrò a cucire dall'esterno verso l'interno e penso di andare a cucire per circa 7-8 centimetri. Poi naturalmente vi dirò, in modo da avere uno scollo comunque largo, non voglio uno scollo stretto. E poi andremo a cucire lateralmente. Lateralmente cuciremo da sopra a salire. Lascerò per una taglia S almeno 15 centimetri di larghezza. Voglio che lo scalfo sia largo, quindi ho 15 o 16 centimetri. Taglia M o L lasciate di più, non dovendo andare a fare le maniche, mi raccomando lasciate lo scalfo bello largo, perché questo deve essere più un gilet, un scaldacuore più che una vera e propria maglia. Per quanto riguarda sotto, vedrò poi se allungarla e in questo caso come andare ad allungarla, e andrò a fare prima la cucitura in modo da dirvi qui quanto sono andata a cucire. Allora, sono andata a cucire 2 rettangoli, alle spalle ho cucito alla fine per 10 centimetri, mentre di lato ho cucito per circa 28 centimetri, sia di qua che di qua, lasciando quindi un bello scalfo. Sotto adesso non voglio allungare la maglia, in realtà questa deve essere comunque un coprispalle, cioè uno scaldacuore, già va benissimo già come maglia, così come adesso. Andrò a fare solo un giro di gruppi di 3
3 maglie alte in ogni archetto, giusto per fare questo piccolo bordino. E mi raccomando, per chi deve farlo invece allungarlo, fate poi più giri di 3 maglie alte. Nel primo giro fate le 3 maglie alte in ogni archetto, nel secondo giro fate 3 maglie alte tra ogni gruppo di 3 maglie alte. Quindi ci sono i due gruppi di 3 maglie alte qui, come nella tecnica granny, fate un gruppo di 3 maglie alte tra i due gruppi di 3 maglie alte del giro precedente. Quindi lavorate in granny, naturalmente in tondo, ma con la tecnica granny, per allungare la maglia. Io penso che farò soltanto un giro, non penso che ne farò due, farò il primo giro, poi vedrò, ma sicuramente farò solo il primo giro per assestare la lavorazione in modo che non mi salga un po' dietro. Eccomi qua, allora, come avete visto, ho fatto solo un giro facendo le 3 maglie alte in ogni archetto. Mi raccomando, però, la lavorazione magari tenderà ad allargarsi, quindi io vi consiglio di andare a fare il bordo con un uncinetto di mezza misura in meno. Quindi se noi abbiamo usato fino adesso i 3,5, se dovete fare il bordo più alto andate a lavorare con l'uncinetto del numero 3, in modo da non allargare la lavorazione ma stringerla, quindi che vi scende dritto. Detto ciò, anche questa semplicissima maglia è terminata.